1944, Italia. L'Italia del Nord è divisa dalla guerra civile tra le formazioni partigiane e le forze della Repubblica Sociale Italiana. 3 ottobre, Lago di Como. Sull'Ario i partigiani della 52esima Garibaldi organizzano un'ambiziosa operazione per sequestrare il ministro degli interni. A guida dell'azione vi sono il capitano Ugo Ricci e il capitano Arturo. Ore 22, Lenno. Ugo Ricci dà il via all'operazione. Appena iniziata, il comandante Ricci e il suo gruppo di partigiani cadono, colpite alle spalle da una raffica di mitragliatrice. L'imboscata pare essersi rivelata una trappola. 1963, Italia. 20 anni dopo, Ugo Ricci e gli altri caduti sono ricordati come eroi della resistenza, ma nessuna testimonianza è in grado di spiegare cosa accadde quella sera. 13 novembre, Como. Pietro, studente universitario, sta conducendo una ricerca sulla battaglia di Lenno. Tra documenti scopre un dettaglio. Nell'azione sparì il taccuino personale di Ricci, in cui forse si nasconde qualche indizio. Ore 2.37, archivio dell'Istituto di Storia Contemporanea. Il taccuino rosso di Ricci potrebbe essere la chiave del mistero. Pietro, spinto dal desiderio di verità, cerca di ricostruire i fatti. Cavolo, mi ha spaventato. Che ci fai qui? Come hai fatto a entrare? Non ha importanza. C'è una cosa che non ti ho detto quando mi hai intervistato. Sulla battaglia, intendo. Vattene. No, Arturo, io non me ne vado. E vattene! Sei stato tu. Sei stato tu! Sei stato tu! C'era solo questo. Arturo, c'era solo questo. L'ho nascosto per non infangare il ricordo di Ugo. Non volevo che Margherita sapesse le altre ragazze. Che ti aspettavi? Che ci fosse la prova del tuo tradimento. Tradimento.